Sì, buongiorno. Buongiorno. Buon dia. Grazie per l'invito a partecipare. Grazie per l'invito a partecipare. Alla vostra assemblea. A nostra assemblea. Vorrei parlare. Quiero hablar. Di 3-4 questioni centrali. De 3 o 4 questioni centrali. La prima è un problema. La prima è un problema. Di quello che chiamo egemonia culturale. Lo che él llama egemonía cultural. Che non permette alla popolazione di menzionare alcune parole. Que no permite a la ciudadanía mencionar algunas palabras. Che si chiamano default. Che si chiama default. Ristrutturazione del debito. Ristrutturazione della deuda. Rinegoziazione del debito. Rinegoziazione della deuda. Perdite per i creditori. Perdita para los que han dado crédito. Contrariamente a quello che primo ministro Monti, Sarkozy, la Merkel e altri governanti dicono. Contrariamente a lo che dice Monti, Sarkozy, Merkel. La storia del capitalismo è la storia del default e della ristrutturazione del debito. La storia del capitalismo è la storia del default e la ristrutturazione della deuda. Presidente della Repubblica Napolitano ha festeggiato e promosso il Presidente della Repubblica Napolitana ha festeggiato la promozione i 150 anni dell'Unità d'Italia los 150 años de la Unidad de Italia. Nella narrativa sull'Unità d'Italia non si è detto en esta narrativa no se ha mencionado che nei 150 anni di storia italiana que en 150 años de historia de Italia l'unità è avvenuta tramite 4 default. La unidad ha venido a través de 4 defaults. Sono avvenute 4 ristrutturazioni unilaterali del debito da parte di governi italiani. A través de 4 ristrutturazioni de deuda de forma unilateral por parte del gobierno italiano. Quindi l'Italia è una repubblica fondata sul default. Entonces, por lo tanto, Italia es una república fundada sobre el default. Perché dico questo? Perché dice esto? Perché credo che c'è una grossa irresponsabilità. Credo che hay una gran irresponsabilità. Nel minacciare la popolazione quando solleva queste parole. Quando en amenazar a la ciudadanía cuando comienzan a decir estas palabras. Nel dire che se avviene qualcosa del genere. Si viene si llega alguna cosa en este sentido. Non si pagano gli stipendi pubblici. Non si paga los gastos públicos. Non ci sono più soldi al bancomat. No hay más dinero en los cajeros automáticos. E i bambini moriranno di fame. Y los niños morirán de hambre. Questo può anche succedere, ma questo può succedere. Esto puede suceder, infatti puede suceder. A prescindere se c'è il default. Anche se non c'è un default. Aunque no haya un default. Quindi bisogna parlarne. Entonces tenemos que hablar. Non abbiamo molto tempo. No tenemos tiempo. Credo che nel caso specifico dell'Italia. Creo que en el caso específico de Italia. Ma forse è quello di gran parte della cosiddetta periferia europea. Quizás toda la periferia europea. La strategia di non discutere come far avvenire una ristrutturazione del debito. La strategia esta de no discutir sobre la reestructuración de esta deuda. È collegata alla vera strategia di completare un lavoro che è iniziato all'inizio degli anni 90. Es completar la verdadera estrategia que se ha comenzado a desarrollar a principios de los años 90. Che è quello della privatizzazione completa di cosiddetti asset pubblici della ricchezza pubblica. Es la privatización completa de la riqueza pública, ¿no? L'Italia per esempio è un paese come anche la Spagna che ancora molte società, enti e strutture di proprietà pubblica, non privata. Tanto como Italia como España que tiene tantas estructuras de la sociedad que todavía permanecen públicas. Molto brevemente, credo che questa non è una crisi di debito pubblico, ma è una crisi bancaria.
Esta no es una crisis del debito público, es una crisis bancaria. E messo in una prospettiva storica. Desde una perspectiva histórica. Questa è una crisi di accumulazione del capitale. Es una crisis de acumulación de capital. Che ha bisogno di nuovi asset finanziari su cui reinvestire per riprodursi. Que necesita nuevo capital financiero para invertir y reproducirse y para acumular. Gli asset produttivi sono finiti nel mondo. Estos productos ya se han terminado en el mundo. Gli asset finanziari stanno finendo. Los assets financieros están los capitales, ¿no? Rimangono quelli fisici su cui si inizia a speculare, per esempio il cibo. Empezando a especular, por ejemplo, ahora como con la comida. Questo quindi è semplicemente una necessità di privatizzare per generare nuovi asset finanziari su cui il capitale si può riprodurre. Esto básicamente es para crear nuevos servicios o activos financieros para seguir reproduciéndose, ¿no? Este proceso de privatización. È la storia del capitalismo degli ultimi 400 anni, non è una storia nuova che mi sono inventato io. La storia del capitalismo tiene 400 anni, non è algo nuovo. Allora, terzo punto, in questa situazione penso che bisogna discutere tranquillamente, nonostante ogni scenario è drammatico. Como tercer punto dice que hay que discutere tranquillamente, sí, analizar tranquilamente los escenarios peores que nos podemos llegar a encontrar, ¿no? Tutti gli scenari. Todos los escenarios posibles. E ogni scenario drammatico. Cada escenario drammatico nos podemos encontrar. Lo scenario delle politiche attuate oggi. El escenario político como funciona ahora. Che si chiamano deflattive sul lavoro. Deflattive. Di abbassare il costo del lavoro drammaticamente. Di flessibilizzare il lavoro. E ridurre la spesa pubblica. Riducir el gasto público. Anche secondo una logica di crescita. También una logica di crescita tradizionale. Non funzionano. De crecimiento tradicional no funciona. E quindi siamo destinati al fallimento. Estamos destinados a fracasar en esto. Cioè il problema è bancario. El problema es bancario. Avremo fallimenti di banche nel 2012. Las bancas van a fracasar en este año. E non tutte si potranno salvare. Y no todas se van a poder salvar. E quindi alcuni bancomat non daranno i soldi. Y algunos bancos no darán dinero. Quindi questo scenario non funziona. Altri scenari si devono considerare. Se tiene que considerar otros escenarios, por ejemplo. Tra cui anche quello di che cosa significa dire voglio negoziare il debito. En el cual esté la voluntad de querer negociar la deuda. Cioè faccio un negoziato e alla fine, come è sempre stato fra creditore e debitore, come sempre ha sido entre deudor y acreedor, una parte non te la pago. Una parte no te la voy a pagar. La questione che questo ci porta è quali sono le implicazioni. Esto che implica? Oggi il default sta avvenendo per la Grecia. Este default está llegando a Grecia. Ma è un default guidato dai creditori. Es un default creado por creditori. Ah, sí, prestadores. Sí, sí. No, tranquillo. Ma può anche avvenire un default guidato dai debitori. También puede llegar un default que lo creemos los deudores. Quindi la domanda è non tanto se noi prima o poi ristruttureremo il debito, inevitabilmente lo faremo, come Italia e come gran parte degli altri paesi. La domanda non è se ristruttureremo o no il debito, tanto Italia come altri paesi, perché questo va a succedere. La domanda è come si fa la ristrutturazione del debito, come il default avviene. La pregunta è come si va a fare la ristrutturazione del credito quando arriva il default. E per chiudere, credo che ci stanno due
condizioni che sono centrali per permettere che il debitore guida. Hay dos condiciones centrales para que el deudor sea el que controle esta situación. Guidare vuol dire avere sovranità e partecipazione democratica, sostanzialmente. Controllare significa tener sovranità e partecipazione democratica. Le due condizioni sono che qualsiasi cosa succede ho bisogno di nazionalizzare alcune banche. In qualche situazione si necessita che si nazionalizzino le banche. Pubblicizzare, per meglio dire. Hacerlas públicas en mejores términos. Perché ho bisogno di attori che sostengano la circolazione del denaro per quello che serve a me, non per quello che serve ai creditori. Claro, se necesita que se controle que permitan la circulación que permitan la circulación y que la sostengan per il mio interesse, para el interés de los deudores, no de los que dan los créditos. La segunda condición, que es la gran diferencia dai cuatro default dell'Italia del pasado. La gran diferencia con los cuatro previos defaults de Italia. Che oggi noi abbiamo un unico mercato globale di capitali. La gran differenza è che abbiamo ora un mercato globale di capitali. Cioè, quando dopo la seconda guerra mondiale è stato detto non ti pago, quando después de la Segunda Guerra Mundial se dijo que no pagar la deuda, il creditore non poteva spostare i capitali in un altro paese. Los que daban los créditos no podían dar llevar las deudas a otros países. Quindi anche la mia figlia di 4 anni capisce che bisogna tornare a controllare i capitali. Hasta su propia hija entiende que hay una necesidad de controlar el capital. Cioè, fare un default guidato dal debitore senza il controllo dei capitali è da coglioni, ok? Perché il giorno dopo i soldi se ne vanno. Quindi chiudo. Traduce aquí ya, qué gilipollas, que es de estúpido. Sería de estúpidos y de gilipollas no hacer esto. Chiudo diciendo. Cierre diciendo. Che è necessario quindi sdoganare culturalmente e politicamente il concetto di diritto a rinegoziare il debito. Tenemos que volver a apropiarnos del concepto de renegociación de la deuda. Avere un'auditoria e possiamo parlare come farla, sia istituzionalmente. Tener una auditoría y saber cómo se hace. Sia istituzionalmente. Sea desde las instituciones. Sia come cittadini. Sea desde la ciudadanía. Sia nazionale. Sea nacional. Sia locale. Sea local. E questo io vorrei parlarne con voi. De esto quiere hablar con nosotros. Ma lo strumento dell'auditoria è uno strumento. El instrumento de la auditoría es un instrumento. Che dà dignità politico-culturale alla possibilità di rinegoziare. Que da dignidad político-cultural a la posibilidad de renegociar. E individua rispetto al passato. Y individualiza respecto al pasado. Democraticamente. Democráticamente. Tra i creditori. Entre los creditores. Chi è stato responsabile e complice della creazione del debito? Chi è stato responsabile per deslindar le responsabilità, no, della creazione della deuda? E quindi merita di avere alcune perdite. Y por lo tanto habrán pérdidas, ¿no? Quindi penso che è uno strumento potente per collegare battaglie. Es un instrumento muy fuerte para unir luchas. Ma è anche uno strumento di giustizia. También es un instrumento de justicia. Cioè che se stiamo in questa situazione, si estamos en esta situación, la colpa sta anche nei debitori. La culpa también está en los deudores. Ma sta anche forse di più in molti dei creditori. Pero más en los creditores. Mi fermo qua. Ora intanto ringraziamo, passiamo la parola a Claudia Bettioni. Grazie, buona giornata.